Buongiorno Eddie Baker, Sandali Trading. Questa volta parliamo di una moda che la Sandali prima ha proposto e gradualmente imposto al mercato italiano ma anche all'estero. Stiamo parlando dei caffè monorigine, stiamo parlando di un numero superiore a uno di macinini collocati nel bar. La possibilità per il cliente, come nella scelta dei vini si può scegliere più di un vino, senz'altro al bicchiere 4-5 vini, anche nei bar moderni la Sandali proponeva la presenza di più macinini, la scelta al banco di più caffè. Com'è la situazione, Baker? Ma direi che da questo punto di vista si sta evolvendo veramente in maniera molto molto importante. Per anni abbiamo avuto un mercato fermo da questo punto di vista, difficilmente il barista e di conseguenza il torrefattore, ma direi fondamentalmente il cliente finale, cioè quello che beveva il caffè, aveva questo tipo di di input, con questo tipo di curiosità di andarlo a provare. Grazie a ciò che è successo all'estero, per quello che riguarda il mercato dell'espresso, e direi grazie ai giovani che stanno seguendo questo filone anche in Italia, fortunatamente in Italia, è un discorso che sta prendendo piede, perché dare curiosità al fornitore finale, perdona, al fruitore finale, cioè quello che beve il caffè, fargli capire che non esiste soltanto il caffè che bevi al mattino alle 7:15 o alle 8 e che ti serve per svegliare, quindi da assimilare come se fosse una bomba di caffeina per poter aprire gli occhi e andare a lavorare, ma che dietro ci possa essere anche un qualcosa di più, assimilabile, come dicevi tu prima, al vino, ai whisky, eccetera, quindi con delle caratteristiche aromatiche diverse, piano piano sta iniziando ad avere un certo tipo di mercato, un certo tipo di coscienza da parte del consumatore. Noi abbiamo sempre pensato, io ho sempre pensato che perché non può il consumatore scegliere ciò che beve? Siamo capaci di andare a scegliere un bicchiere di Lambrusco piuttosto che uno di Champagne o di Merlot o di Cabernet? Al limite siamo sempre stati in grado, o tramite il sommelier o tramite quello che ci sta fornendo il prodotto, di scegliere la marca, quindi possiamo scegliere la varietale, possiamo scegliere la marca, la cantina che l'ha fatta, e sulla base della nostra conoscenza, della nostra capacità di spesa, possiamo scegliere quale bicchiere di vino prendere. Ma c'è una sorpresa, Baker, perché in quella che si può definire la Repubblica, dico lo stand Sandali, la Repubblica delle monorigini, in realtà in molti macinini ci sono anche delle miscele. È una contraddizione? Non è assolutamente una contraddizione. In fin dei conti le miscele sono fatte con dei monorigini. Chiariamo subito un concetto: qualsiasi monorigine e di conseguenza qualsiasi miscela può essere o buona o cattiva. Nel momento in cui abbiamo dei monorigini cattivi e o delle miscele cattive, il discorso non cambia, il caffè rimane cattivo. Mi permetto di interrompere Eddie Baker. La decisione, la simpatia con la quale Eddie Baker parla di caffè buoni e cattivi è la testimonianza dell'onestà con la quale lui si propone nei confronti del caffè. Trovare un commerciante che parla di caffè buono e di caffè cattivo, devo dire, è molto singolare. Io ti ringrazio per questo, però in realtà io mi auguro e spero e sono convinto che non ci siamo soltanto noi o il sottoscritto a parlare di questo. La professionalità di qualsiasi lavoro e soprattutto di questo lavoro, dove ahimè la conoscenza di quello che è appunto cattivo o buono, e parlo sempre prima di cattivo, perché attenzione, sapere ciò che è cattivo ti permette successivamente di andare a individuare ciò che è buono. Perché spesso non occorre riuscire a capire se il buono è dovuto al pompelmo piuttosto che all'arancia rossa, piuttosto che al cacao. Ma se il caffè, perché parliamo di caffè, siamo in grado di comprendere che non è cattivo, tutto ciò che rimane non può essere che neutro e quantomeno non mi dà fastidio, oppure avere delle caratteristiche aromatiche più spinte in un certo verso o in un altro, o più ampie, dovuto ad esempio grazie alle miscele, dove puoi andare a unire queste varie caratteristiche che sono buone, ovvero ci devono piacere. Se non siamo in grado di distinguerle, non è un problema. Se ci fanno piacere, se ci fanno venire voglia di bere non un bicchiere d'acqua dopo aver bevuto la tazzina di caffè, ma un altro caffè, significa che sono buone. Quindi io direi che la grande
La grande nostra missione, ma non parlo soltanto della nostra missione come Sandali o la mia, ma di tutto il mondo del caffè, sia proprio questo, creare cultura nel comprendere ciò che è cattivo e ciò che non lo è. C'è ancora un po' di confusione, ma c'è, direi, un grande movimento da questo punto di vista, una grande presa di coscienza che non potrà fare altro che crescere. Basti pensare che, ad esempio, qui, nella Fiera di Milano, oggi abbiamo diversi padiglioni che sono forse più di torrefattori che di altri espositori che sono precedentemente a questo tipo di settore. Ecco, proprio di questo, su questo vorrei concludere, perché la tendenza che è emersa a Host è quella dei torrefattori che propongono le monoorigini. Abbiamo appena scoperto che non c'è contraddizione tra miscela e monoorigine, e sostanzialmente non è detto che il caffè debba essere assolutamente una monoorigine, benché stia venendo fuori questa moda, un po' in ritardo, perché la moda Sandali da quanti anni l'ha, come dire, proposta, imposta questa moda del monoorigine? Beh, diciamo che sono tranquillamente, un attimo pensandoci sopra, 23 anni. Noi da 23 anni fa... Quindi 23 anni dopo ci sono degli operatori commerciali che stanno arrivando alle vostre conclusioni di 23 anni fa. Sì, esatto. 23 anni fa eravamo dei pionieri, eravamo un po' ascoltati con diffidenza e abbiamo trovato sicuramente più attenzione all'estero che in Italia. Anche se devo dire che in Italia i piccoli torrefattori, quelli che in noi cercavano non un aiuto, ma come dire, una consulenza, un interscambio di esperienze, avevano già iniziato a fare, assolutamente sì. Si sta verificando in maniera molto più massiccia, è vero, mi fa piacere. Quello che non te lo so dire, perché non ho il tempo di andare a farlo, se effettivamente tutte queste monoorigini rappresentano poi soltanto una moda e che vengono utilizzate per fini commerciali per proporre il proprio marchio, o se effettivamente sono anche poi a livello organolettico, a livello gustativo, degli elementi molto importanti da poter assaggiare. Mi auguro sia così. Auguriamoci che siano tracciate queste monoorigini. Concludiamo con una parola di verità, Bieker, per i consumatori. Il caffè deve essere buono, non deve essere cattivo. Berremo sempre più caffè buono o berremo purtroppo anche caffè cattivo? Bel problema. Due considerazioni che potrebbero portare a una discussione che andiamo avanti alcune ore. La crisi economica ha colpito. Matematicamente, soprattutto la media grande industria ha avuto dei problemi nel mondo del caffè, e quindi per poter resistere al fatto che il caffè che probabilmente se ne consuma anche leggermente di meno, o il consumatore finale guarda il costo, sta abbassando il costo delle miscele e ovviamente la qualità delle miscele. Vero è anche che però i paesi produttori, per motivazioni fondamentalmente economiche, nonostante tutto, loro stanno guardando molto di più all'incremento quantitativo piuttosto che a quello qualitativo del caffè. Ci sono anche delle motivazioni effettive. L'aumento della temperatura sicuramente sta creando problemi alle coltivazioni. Bisogna innalzarle sempre di più. Quindi determinati caffè che una volta in Centro America crescevano a 700-800 metri stanno crescendo ad altitudini più elevate, quindi la qualità media si è abbassata. Ci sono delle malattie come la roja, ovvero la ruggine, che ha creato sicuramente problemi. Però da quello che riesco a comprendere, fondamentalmente, il problema è che nell'80-90% dei casi, nei paesi produttori, un chicco di caffè è uguale a un soldo, a una moneta. Due chicchi di caffè, due soldi, due monete. Quindi più chicchi di caffè ho, più riesco eventualmente a guadagnare. E questo direi che non è esattamente calzante con la qualità. Tutti i vari ibridi nuovi che vengono anche piantati per poter aumentare la quantità prodotta e affinché siano resistenti, danno sicuramente maggior sicurezza da un punto di vista delle malattie, danno sicuramente un incremento quantitativo, ma danno altrettanto sicuramente un decremento qualitativo, con tutti i problemi del caso. Bene, ringraziamo Eddie Bieker, senz'altro ne sappiamo un po' di più, ma non soltanto per gli addetti ai lavori, per gli operatori, anche il consumatore
può senz'altro, nelle parole di Bieker, aver appreso qualcosa di più, qualcosa di nuovo, qualcosa di un po' diverso dal solito. Grazie di Bieker. Grazie a voi.